Salve, sto cercando il dottor Rossini. Per mica dirmi dove posso trovarlo. Il dottor Rossini? Era qua un momento fa. E come mai lo sta cercando? Perché mi ha chiesto di portargli questo dossier sui diritti del malato. La prego, mi dia una mano. Magari può descrivermelo, perché mica posso passare tutto il tempo a cercarlo, a tirare la manica ai dottori. No, certo. Beh, non è difficile riconoscerlo. È bassotto, grassottello e quasi calvo. Davvero? Mamma mia, come se non bastasse la fama che ha. Perché? Che fa male? Come che fa male? Lo sanno tutti. È terribilmente puntiglioso e pignolo. Della serie se lo conosci lo esi? Poveraccio, chissà cosa direbbe se sapesse quello che dicono sul suo conto. Ma vabbè, mica uno è così scemo che glielo va a dire, no? Troppo tardi. L'hai appena fatto. Oh mio Dio, sono mortificata. Lei... Io non volevo assolutamente dire. È vero, sa? Sono molto attento e puntiglioso, il che in linguaggio corrente si traduce in rompiscatole. Ora posso vedere la documentazione? Assolutamente sì. Qui c'è tutta l'indagine svolta dall'Associazione per i diritti del malato e alla fine c'è anche la sintesi che ho stilato io. Bene. E visto che lei è così attenta alle voci di corridoio, vorrei una sua opinione su come il malato vive la degenza, dottoressa Rocca. Rocca, Valentina Rocca. Ben arrivato, dottoressa. Mi piacere. Chiamami Michele. Dopo tutto quello che mi hai detto, lei fa un po' ridere, non trovi? Certo. Nessun dubbio, un biglietto di sola andata per l'inferno. È proprio ora che stavi per uscirne. Sono sicuro che la tua relazione mi sarà molto d'aiuto. Io ho davvero cercato di fare del mio meglio. Quando è che ci sarà il convegno? Domattina. E sono il primo ad intervenire. Non appena finito in corsia vado a casa a studiarmela. Spero davvero che le sia utile. Scusa, che ti sia utile. Se vuoi, dopo che l'ho letta, insomma, ti chiamo nel caso ci fossero delle modifiche da apportare. Certo, telefonami, mi fa piacere. Cioè, volevo dire, mi fa piacere che lei mi che tu mi tenga al corrente. Bene. A stasera, allora. A stasera. Tonno, multivitaminico di Luca. Come farà a berlo? Sa di antibiotico? Non lo so. Tieni.
Secondo me gli piace attaccarcisi e stare lì a ciucciare come un lattante. Ta. Senti, mamma. Ti ricordi quando tu e papà mi avevate consigliato di allontanarmi da Torino per un po'? Certo che me lo ricordo. Hai fatto una scenata tale. Ehi. Acqua passata. Io veramente... ci stavo pensando. Ah, sì? Staccare per un po' mi farebbe bene. Ah. E hai già in mente un posto dove ti piacerebbe andare? Non... Ehi, cosa c'è? Cosa? Vieni, siediti, siediti. Va bene, va bene. Cos'è? Ora sto meglio. Ma guarda, è qualche giorno che tu sei un po' stranitella proprio. Ce la facciamo una visita medica? Ti accompagno io. Mamma, non ti preoccupare. Sono soltanto un po' stanca. Ora passa. Vedrai, vedrai che partire mi farà bene. Forza, siediti. Sì, certo. Allora, come stai? Bene, sempre bene io. E tu? Bene, grazie. Che domanda stupida, vero? L'università andrà a gonfie vele e l'ospedale poi... Senti, il nonno, come sta tuo nonno? Io è un sacco che non lo vedo, è sempre vispo, sì? Il nonno sta benissimo. Sì. Chiara la mamma, idem, l'università procede, il tirocinio va a gonfie vele. Adesso che abbiamo finito con le domande di rito, possiamo passare oltre. Sì. Senti, io vorrei... Vorrei parlarti di una cosa un po' delicata. Tu sei sempre stata un punto di riferimento per me, una persona importante, ma non sono sviolinate. È che tu sei più logica e razionale di me, quindi... Certo. È solo che la logica e la razionalità, spesso, danno delle grandi fregature. Ma resta il fatto che tu sei l'unica persona con la quale riesco a confidarmi. Ero rimasta l'unica a dover rendere omaggio all'eroe. Ne ho approfittato di una pausa di lavoro. Ma quale eroe, signora? Però mi ha fatto piacere vederla. Io devo fare un salto al bar. Mi serve qualcosa? No, grazie. Sì, invece. Prendigli uno spremuto d'arancio e dell'acqua minerale. E dei fazzolettini di carta, che sono finiti. Agli ordini. Giulia mi ha detto che ti rimetteranno presto. Sì, forse oggi stesso, ma non ce la faccio più a star qua dentro. Senti, non l'ho ancora detto a Giulia, ma mi farebbe molto piacere avervi una sera a cena, te e i tuoi genitori. Sarei la ringrazio, ma non voglio crearle disturbo, insomma. No, assolutamente. Sarei molto contenta di conoscerli e credo che anche loro ne sarebbero felici. E poi, guarda che adesso non puoi più tirarti indietro. Quanto pare non posso dire di no. Sai, Andrea, io devo essere sincera. Ma l'idea del vostro matrimonio non mi ha mai entusiasmata. È che avevo molti dubbi sulle tue intenzioni. Ora che tu hai rischiato la vita per lei, beh, credo che nessuno potrebbe più mettere in dubbio il tuo amore. Giulia avrebbe fatto la stessa cosa per me. Sì. Sì, questo lo credo anch'io. Solo che, vedi... Io preferirei che voi aspettaste ancora. Ma solo un po', in fondo, che cosa vi cambia? Signora, qualsiasi cosa. Qualunque dubbio lei ha su di me, io credo che... No, no, Andrea, per carità, non è niente di personale, credimi, ma... È solo che... Beh, vedi, anche l'uomo migliore del mondo è comunque quello che te la porta via. È la mia unica figlia. Non lo so. Non lo so, non lo so. Io forse ho fatto male a parlarti di Asia. Però dovevo sfogarmi con qualcuno. E invece hai fatto bene, Stefano. Anzi, hai fatto benissimo. Poi in fondo stai solo cercando di darle una mano. A che serve? Tanto è lei a decidere alla fine. Ma come ti è sembrata? Credi che sia abbastanza forte per affrontare una cosa del genere, oppure... No. Secondo me no.
È confusa, è sconfortata. Sarebbe ora di dirlo ai miei, vero? Peccato che non posso, gliel'ho promesso. Da oggi Asia avrà paura di tutto. Dei pregiudizi, dei pettegolezzi, dei sensi di colpa. Dove credi che troverà la lucidità per decidere se mettere o no al mondo un figlio? O di capire se domani non se ne pentirà? E tu? Tu che faresti? Io? Beh, io cercherei protezione e conforto dalle persone che mi amano. Cercherei di capire se voglio veramente metterlo al mondo questo bambino e soprattutto se sono in grado di crescerlo e di amarlo. Ma che è successo qua? Però, non male, eh? Ho pure lasciato lo stereo acceso. Senti, amore, se volevi farmi una sorpresa, ci sei riuscita, ma vorrei solo capire come hai fatto. No, non guardare me, io non c'entro niente. Lume di candela, petali di fiori, blackout totale. Robin, Cristiano, venite fuori, smettetela di fare deficienti. È un po' difficile che ti sentano. Leggi qui. Il modo migliore per darti il benvenuto è toglierci dai piedi. Non fare niente che noi non faremmo ai tuoi amici. Dai, sono stati carinissimi, hanno preparato una sorpresa stupenda. E noi non possiamo deluderli. Ma sai quanta paura ho avuto di perderti? Anch'io. Ma adesso sei qui. Io ti amo. E ho tanta voglia di te. Lasciali bussare. Abbiamo capito. Si può mai stare un attimo in pace? Ciao. Mamma, papà. Abbiamo pensato. Sicuramente non hanno fatto in tempo a cucinare. Ciao, Rosa. Vieni, dai a me. Ciao, Giuseppe. Ciao. Scusate, mi interrompo giusto per un saluto. Era ora che ti facessi vedere. Come stai? Perché non ti fermi a cena con noi? No. Meglio di no. Voglio dire che sicuramente i suoi genitori lo staranno aspettando per cena. Allora sarà per un'altra volta. Sì, sarà per un'altra volta. Vabbè, grazie ancora, Vale. Io adesso me ne vado. Ciao, Stefano. Sì, conosco la strada. Ciao, Stefano. Ti accompagno io. Per favore, non dite niente. Qui nessuno ha parlato. È che voglio che Stefano si renda conto che ormai io e lui non siamo più una cosa sola. Dovrebbe farti piacere sapere che ti stima, che hai ancora un ruolo importante nella sua vita. E quale sarebbe questo ruolo, mamma? Quello della fata turchina che dice a Pinocchio quello che deve o non deve fare. Ma cosa c'è di strano a voler voltare pagina una volta per tutte? Dove ho messo il metro? Ciao a tutti! Ehi, abbiamo ospiti, eh? Come se non avessimo già dato abbastanza per oggi. Ma guarda che ho incontrato il dottore che cercava il citofono e così... Scusami. Quante faccio sempre delle figuracce tremende. È stata una giornata... Mi dispiace davvero. No, sei tu che dovresti scusarmi, presentarmi così senza preavviso e per giunta quest'ora. No, ma non preoccuparti. Lui è Michele Rossini, il nuovo aiuto primario. E mio nonno Arturo. Piacere. Molto piacere. E lei è Eleonora, l'hai già conosciuta. Sì. E Marianna, mia madre. Buonasera, signora. Salve. Prego, si accomodi. Le possiamo offrire qualcosa? No, grazie. Sono passato solo un attimo per discutere di una relazione con suo nipote e vado via subito. Avete una promessa della medicina in casa, lo sapevate? In effetti si impegna molto. E se i risultati arrivano, ci fa molto piacere. Va bene, basta con i complimenti. Che facciamo? Andiamo in camera mia?
Così diamo un'occhiata alla relazione. Ci mancherebbe altro. Togliamo il disturbo noi. Io, allora prego, è stato un piacere. Prego, prego. Buonasera. Arrivederci. Ciao, ciao. Ciao. Scusa, Michele. Ho una famiglia. Ma c'è qualcosa che non ti è chiaro? Come? Nella relazione c'è qualcosa che non ti è chiaro? Ah, sì, certo. Volevo farti alcune domande. Sai, il convegno è domani, ma non ho calcolato l'ora e... Ma forse è meglio che vada. No, non è tardi. E poi, insomma, mi fa piacere se rimani. Bastava accendere l'interruttore generale. Il coma ti è scimunito. Ero distratto. Ah. Ancora con ste candele. Ma non ti è bastato il rischio che hai corso? Invece sai cosa devi fare? Devi andare in chiesa a accendere un cero alla Madonna, eh? Tieni qui, sediti. Prego. Siedi, mamma. A proposito, la mamma di Giulia vi ha invitati la prossima settimana a pranzo. Io e papà? A casa vostra? Sì, è da tanto tempo che parlo di voi e miei genitori. E non ho neanche l'abito adatto io. Va bene, vorrà dire che un giorno di questi nuora e suocera se ne andranno insieme a fare shopping. Mm. Lei è d'accordo, vero? Ma, se vuole... Per me potrebbe anche mettersi il vestito dell'anniversario. Sta benissimo. Papà, mamma, non potete rifiutare, sarebbe da maleducati. Se tua madre è d'accordo. E senti, cosa farebbe piacere a tua mamma? Una pianta, dei fiori? No, no, di questo non si deve preoccupare. La mamma ha ragione. Non sta bene andare in visita a mani vuote. E va bene, vorrà dire che allora ci occuperemo anche di questo. L'importante è che voi vi godiate il pranzo. Scusate il ritardo, stavo finendo di sistemarmi i capelli. Come va? Meglio. Te l'avevo detto che non c'era niente di cui preoccuparsi. Anzi, ho una fame. Sei proprio sicura di stare bene? Mamma, te l'ho detto. È soltanto un po' di stanchezza. Asia, lascia stare, gliel'ho detto. Cosa? Lo sanno. Io l'ho fatto per te. Ma tu l'hai fatto per te? Volevi giocare al figlio modello, vero? Ma potevi dircelo tu, allora. Siamo i tuoi genitori, non degli estranei. Era una cosa mia. È un figlio mio. Tu avevi promesso che avresti mantenuto il segreto. Sì, lo so, l'ho promesso. Però non ce la facevo più a vederti così. Ho pensato che magari hai bisogno... No, io avevo bisogno di sapere che almeno tu eri dalla mia parte. Che almeno di te mi potevo fidare. La cosa che più mi ha colpito nella tua relazione è la sensibilità nel trattare l'argomento. Hai messo in evidenza le necessità psicologiche del malato, che secondo me sono fondamentali. È come dire, a volte un sorriso è meglio di un'aspirina. Beh, certo. Ma molti miei colleghi non sono della tua opinione. È che molti tuoi colleghi sono dei noti tromboni. Ah, ah, attenta come parla, dottoressa Rocca. Non è molto deontologico parlare male dei colleghi anziani. Tu diventerai un ottimo medico, sai? La determinazione e l'apertura mentale sono fondamentali nel nostro lavoro. E non solo. Senti che profumino di arrosto. Mi sa che è pronta la cena. Messaggio ricevuto, tolgo il disturbo. No, no, no. Io volevo invitarla a cena, dottor Rossini. Ti ringrazio, ma davvero non posso. Cioè, non posso approfittare oltre della vostra ospitalità. Però, pensandoci bene, il giuramento di Ippocrate dice che una tirocinante non può rifiutare l'invito a cena di un primario. Posso? E da quando chiede il mio parere prima di fare qualcosa? Ho capito. Asia, io non ce la facevo più a stare zitto. Stiamo parlando della vita di un bimbo. Mettergli o no al corrente era una scelta che riguardava me, soltanto me. Io ti ho fatto una confidenza importante, mi sono fidata di te. E tu invece mi hai tradita. Ascolta. No, tu ascolta! È ora che impari a crescere. Se io mi fossi confidata con Luca, si sarebbe sicuramente comportato meglio di te. Io lo so benissimo che una gravidanza non è un gioco, ma aspettava a me, soltanto a me, decidere quando e a chi dirlo.
Ah sì, mamma e papà dovevano saperlo. Volenti o nolenti, li hai trascinati dentro questa storia. Ma li hai visti? Sono distrutti, sono dei relitti. Sì, li vedo. Ed è proprio per questo che ho voluto evitarglielo. Va bene, d'accordo, ok, pensala come vuoi. Io sono un bugiardo, sono un bastardo, quello che vuoi. Intanto ho fatto la cosa giusta. E lo sai perché? Perché tu hai bisogno d'amore. Tanto amore in questo momento. Io mi sono stancato di vederti sempre in lotta col mondo. E poi, perché non voglio mai più vederti come quel giorno quando ti vidi vicino al fiume, ricordi? Io sì. Cosa aspetti a dire una parola? Aspetto il tram. Potevi dimostrarti anche un po' più affettuoso. Andrea è appena uscito dall'ospedale, cosa ti costava fargli un sorriso? E a quella brava figlia, poi. Sembrava ti avesse fatto un dispetto con quell'invito a pranzo, invece di ringraziare il cielo. Io ringrazio il Signore ogni giorno che apro gli occhi. Andrea è un bravo figlio. Adesso mette anche la testa a posto, per cui... Ma perché ti comporti come se ci fosse un funerale invece che un matrimonio? Perché devo chiarire qualcosa prima che si sposino. Mi devo togliere un peso, ecco. Cosa è successo? Non mi fare preoccupare. Niente. Niente di grave, stai tranquilla. È una cosa che mi devo vedere da solo. Questo qua. Bell'acquisto, eh? Dici? L'ho preso in saldo, però già non mi piace più. Veramente mi riferiva al dottore. Si può? Vieni, mamma, vieni. Allora, che cosa mi dici della tua nuova conquista? Innanzitutto, che non è una conquista. Sì, 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 per carità. Ecco, però mi piacerebbe saperne qualcosa di più, che so. È fidanzato? Sposato? Magari un single per vocazione. Magari e soprattutto un collega. E quindi del suo stato civile non me ne frega assolutamente niente. E che tutte queste domande a me mi innervosiscono, eh? Io sto solamente andando a cena con un amico, è normale. Esattamente come è successo a te. Qualche sera fa, o sbaglio? No, sì, certo, non volevo intromettermi, Valentina. Volevo soltanto dirti che il tuo amico mi sembra una bella persona. Tutto qui. Anzi, vorrei chiederti un'altra cosa. Ecco, l'ultima, poi non ti chiedo più niente. Sentiamo. Il discorso che facevi su Stefano. Ecco, mi chiedevo se Michele c'entrasse qualcosa. No. No, non c'entra assolutamente niente. Posso finire di prepararmi adesso, no? Certo, certo, certo. Quel vestito ti sta un incanto, Valentina. Giorgio Donadoni lo sa. E allora io credo che il primo passo da fare sia quello di metterlo al corrente. Paolo. È il padre, no? Avrà pure il diritto di essere avvisato. No, io onestamente non riesco a riconoscergli nessun diritto, mi dispiace. Giorgio Donadoni deve essere messo al corrente, è un dovere morale. L'ingegnere ha parlato molto chiaro. Ci vuole fuori della sua vita, per cui noi non gli dobbiamo proprio niente. Mamma, papà, vi prego. Guarda, ti avrei fatto a meno anche io di vederlo e di sentirlo, ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Vi prego, io non voglio che litighiate per colpa mia. Io credo che l'unica cosa importante adesso sia sapere cosa vuole fare Asia. In fondo è lei che ha l'ultima decisione, giusto? Stefano lo sa. Avevo deciso di dirlo a Giorgio. Ma poi ho capito che la decisione spettava a me e soltanto a me. E non voglio nessuna interferenza. Specialmente da lui. Sì, certo, hai ragione. Solo tu
Lo puoi sapere come ti senti verso questo bambino. Nessuno si può sostituire a te. Comunque, Asia, noi siamo qua. Ti vogliamo bene. E l'unica cosa che conta è che tu stia bene e sia serena. Chiaro? Ha ragione la mamma. Qualsiasi tua decisione sarà quella giusta, purché dettata dal cuore. Io devo ringraziare Stefano. Senza di lui non avrei mai trovato il coraggio. Però adesso voi mi dovete aiutare, perché stavolta sarà dura. E dura sul serio. Papà? Mamma? Io non voglio tenerlo questo bambino. Ho deciso di abortire.